l'altro giorno, anzi, oggi... Ricapitoliamo. Oh, no, era brutto da dire. Giuseppe Chirico! Ciao ragazzi. Un bacione, soprattutto a Pippone Cifra. E certo, hai visto che è cambiata la videocamera, è molto meglio? Sì, vero, sembra più carina da lì. Dimmi tutto. Hanno acceso i termosifoni oggi. Sì. È iniziata la stagione termica. Sì. La 23-24. Sì. Che significa freddo. Dai, iniziato anche dai, arriva al punto. Stringi, taglia! Freddo, tristezza. Molte volte viene confuso con la malinconia, gli anni passati. L'altro giorno ti ho chiesto se volessi fare un ice bucket challenge. Mi hai detto di sì. Però secondo me è un po' disagiante fare un ice bucket challenge qui. E quindi volevo chiederti se ti andasse di fare una chubby bunny challenge. Siamo tornati nel 2004. Vuoi fare la chubby bunny? La vuoi fare? Quella là che ci ficchiamo i marshmallow e baviamo tutto quanto quando ce ne abbiamo troppi. Sì. Ma quando? Ma anche domani. Domani? Domano. Domano? Domano. Vuoi fare la chubby bunny domani? Per me anche adesso. Non abbiamo i marshmallow già. Ed è qui che ti Giuseppe. È qua che mi sbaglio? Ce l'avevo pronte da una settimana. Chubby Bunny. Veramente? Vai. Che fai se al posto di Chubby Bunny diciamo Giastron? Giastron. Scusate. Prendo una ciotola. Madonna, enorme. Giastron. Ciao ragazzi. Sono il più grande giocatore di Resident Evil 4 dell'Europa meridionale. Vai. Tocca a te. Madonna, ma è enorme. Come facciamo a non mettersene 30 in bocca? Giastron. È vero, Giastron. 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 Muoviti! Giastron. Giastron. Quanti ne hai? 4. Tu? Giastron. Ma dove li metti? Giastron. Non mi entro più. Giastron. Come? Giastron. Giastron. Non lo sai dire? Ma non dire già, di Giastron! Giastron! No, dici Just tu! Giastron! Hai perso! Vado al settimo! Giastron! 7, ho vinto! Continua! Ok.
8. Just run. Ma come si fa? Ho una bocca molto grande io. Sono gli esercizi teatrali. Ti sta il culo. Just run. Che obbrobrio. Hai detto juicy. Andiamo. Chubby Bunny Challenge complete. Just run. Che bello. Scusate ragazzi, sotto sotto amiamo tutti un po' Just Run. E vedere che Mario spende così tanti soldi per la sua attrezzatura mi rattrista un po', perché sono proprio i ragazzi come Just Run e Blur che ci hanno insegnati che non serve l'attrezzatura per arrivare al cuore della gente. Miliardi e miliardi di euro. Ma conta questo? Alla fine un microfono da 400 euro, basta che si sente. Io non ho mai visto Just Run investire 800 euro in un microfono. Io sì. Io sì. Vabbè, io ho fatto quello che devo fare. Buona serata, fammi... Grazie. Se non mi fai stare in pensiero, tra poco arriva Jeff e sta con te fino alle 22. No, con me qua viene alle 22. E come fa a stare con me fino alle 22? Ora viene. Ok, scusami, Madonna. Si interfaccia a te. Avevo mangiato una buonissima pasta. Che scarso che sei. Io sarei andato pure a 12, secondo me. E perché non l'hai fatto? È perché mi veniva da ridere e avevo già vinto. Hai della sborricchia marshmallowica qui. Anche questi sono esercizi che facevi da teatrante? No, la lingua sta qua, quando si fanno. Ma secondo te ti sembra normale investire 4.500 euro sull'attrezzatura? 4.500? Hai visto Blur in che condizioni streamava? Eppure è il più grande d'Italia. Ne ho spesi 600. Continua così. Lo faccio per loro, non per me. Non hai capito tu. Dici, dovevo intascarmi tutti i soldi. Blur come ha fatto? Non me ne frega nulla. Bravo, chi hai come esempio? Dario. Bravo. Ti hai fatto malissimo. Nominate due streamer da sfidare, vero? Dobbiamo scrivere due streamer. Per la Chubby Bunny. Sfido Just Run. È Michel Puttini. Vediamo quanti... Facciamo coppie? Sì, quindi Dredd e Michel. No, no, io e te contro... Non voglio Dredd. Io e te contro Just Run e Michel. E si devono comprare i marshmallow della stessa marca, cioè quelli della... Del... Sono enormi questi, sono enormi. Che bocca che ho. Guarda. Anch'io sono un po' deluso dalla mia performance. Mi aspettavo di più. Il santone dello svapo e Kokeshi, dai. Tra l'altro hanno molte cose in comune. E il santone dello svapo e Kokeshi. Grande. Grazie, Marco, stupido ti seguo sexy colla, per il tuo terzo mese nella compagnia dei matti.